tiene banco la querelle sulle responsabilità dei miasmi a Battipaglia con l'opposizione che incalza ed accusa l'amministrazione di sapere del nuovo impianto di compostaggio e di avere un piano principale, quello della protesta, ed un secondo che consentirebbe la realizzazione di mini impianto di compostaggio. A tutte le rimostranze ha replicato l'assessore all'ambiente, l'avvocato Stefania Vecchio, che ha sostanzialmente parato la stoccata e ribadito il concetto di unità per far fronte a questa emergenza miasmi e dire no al compostaggio. È molto bello che questo problema venga avvertito da maggioranza e minoranza. È un problema della città di Battipaglia, quindi non esiste appunto colore politico o orientamento politico. È una battaglia di civiltà, è una battaglia per garantire a tutti gli abitanti di Battipaglia di vivere tranquillamente, senza doversi preoccupare di queste puzze notturne, perché soprattutto durante la notte che si avverte il problema. L'amministrazione è stata attiva da subito, ma già dal luglio del 2016. Il problema è che effettuare i controlli su tutti gli impianti è un'attività che non può essere fatta immediatamente. Bisogna coordinare le attività anche con gli enti preposti ai controlli e ripeterle più volte, perché può darsi, è capitato che ci siano stati fatti dei controlli che però non abbiano dato esito, perché in quella nottata per esempio non c'erano cattivi odori che si avvertivano. È una strada lunga, ci siamo incamminati e abbiamo intenzione di risolvere questo problema. Lo dobbiamo a Battipaglia e ai battipagliesi. Intanto proseguono i controlli sui camion che sversano allo Stir dopo le contravvenzioni di ieri pomeriggio svolte dagli agenti della polizia locale agli ordini del comandante Gerardo Giuliano. Altre azioni a tutela del territorio sono state svolte con successo. Ad esempio, su segnalazione della consigliera Caprino, il vice sindaco Ugo Tozzi con la polizia locale è intervenuto ed ha sequestrato un camion che sversava in una grata del liquido inquinante. Abbiamo proceduto con la polizia locale, spiega Tozzi, al sequestro del mezzo e alla contravvenzione, il tutto in una zona centrale della città.